Music never lies. Chiedimi, Pierlu, qual è la vacanza che ancora non hai fatto? A me veramente, devo dire, piacerebbe passare un mese in una riserva indiana, ma no gli indiani dell'India, gli indiani d'America, cioè i nativi americani, quelli che, come dire, in qualche maniera sono stati derubati di tutto il loro mondo. Leggevo tra l'altro qualche giorno fa che nell'arco dell'invasione, tra virgolette, dell'America da parte degli europei, inglesi, spagnoli, italiani e quanti tu ne vuoi, olandesi, tedeschi, eccetera, eccetera, quindi dal 1492, anno di scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, poi seguito da Amerigo Vespucci, eccetera, eccetera, non a caso si chiama America. Leggevo, Pierlu, che da quando è stata scoperta l'America nel 1492 a fino a quando, diciamo, sono stati riconosciuti tutti i vari diritti ai nativi americani, sono stati sterminati più di 100 milioni di nativi americani. Tra una guerra, un'invasione, uno spagnolo, America del Nord, America del Sud, insomma, e i Maya, gli Azzechi, gli Apache, i Seminoles, i Cherokee, cioè, pensate, Pierlu, 100 milioni, quasi quanto ha fatto il comunismo nella Russia e ovviamente tutte le guerre nel mondo. Insomma, cioè la somma di tutte le guerre nel mondo è stato lo sterminio dei nativi americani. Cioè una cosa veramente da vergognarsi di chiamarsi razza umana, in un certo senso. Allora mi piacerebbe veramente vivere un mese con gli americani quelli veri, con i nativi americani. Tutti i nostri viaggi facciamo negli Stati Uniti per le serate, quindi la musica, ovviamente cose molto più frivole. Se un giorno passerò mai da una riserva indiana, ma io mi fermo dagli indiani, voglio le foto con gli indiani, cavolo. Cioè, è una cosa fantastica. Ecco, questa è la vacanza che non ho fatto mai e che vorrei fare probabilmente un giorno ci arriveremo anche a questa. E ti vedrei bene, Pierlu, anche a te questa girata, sì. Ti vedrei bene, Pierlu, anche a te questa girata, perché te un po' indiano tu sei, di la verità? Sì, ma pensa te a queste persone, no? Che benché la parte europea, quel periodo dell'America ancora non si conosceva, fosse molto più avanzata anche come tecnologia, per quanto semplice, insomma, no? Non c'era elettricità nel 1400, eccetera, eccetera. Quasi 1500. Però loro facevano tutto con i bisonti, facevano tutto con la natura, la loro vita era tutto lì. Cioè, uccidevano solo il bisonte che gli serviva, mai uno in più. E da lì facevano, con le corna, facevano i loro gioielli, con la pelle si coprivano, le tende, le cose, gli archi, le frecce, le punte delle frecce con le ossa. Cioè veramente, era veramente un popolo incredibile. E certo, poi quando tu vai a rompere le scatole alla gente, è chiaro che uno, bene o male, anche per principio, si ribella. Guarda Huster che fine ha fatto a Little Big Horn. Ciao, Pierlu. Music never lies.